Pigiamini, buongiorno, ben svegliati, bentornati all'oroscopo in pigiama, anche oggi che è mercoledì 20 aprile. Allora, prima di tutto vi devo dire che il CrossFit per le astrologhe è uno sport molto molto pericoloso perché guardate, mi sono fatta un sacco di male ieri, ma nonostante questo sono temeraria, determinata e continuerò. Poi, allora, devo ringraziare due persone. La prima si chiama Serena che l'altro giorno mi ha scritto un messaggio bellissimo e mi ha anche detto che le piace la mia tazzulella del caffè. Ora, d'ora in poi, questa sarà la tazzulella perché è un termine meraviglioso. Poi, ieri sono stata bacchettata da un capricorno che si chiama Francesca, che mi ha detto che devo parlare pianino perché lei la mattina è probabilmente assonnata e quindi no, non capisce. Ora, per me parlare lentamente è difficilissimo, infatti voi mi vedete così, ma sotto i miei piedini stanno fremendo. Però giuro che ci proverò, anche se vedo scorrere il tempo sul video e mi viene l'ansia. Ma proveremo, vedremo se la seduta di meditazione prima dell'oroscopo ha fatto effetto. Quindi, oggi la luna è nel segno della bilancia, ma il sole entra nel segno del toro e come sapete il toro è legato alla parte della gola, quindi della voce, ma anche del cibo. E visto che da un po' di tempo a questa parte la Giulia Star, la mia collega astrologa che fa gli oroscopi della settimana, mi ha detto di fare l'oroscopo sulle merendine degli anni 90, avevo questo tema lì che vagavo, ho deciso di farlo proprio oggi. Quindi, vediamo che merendina anni 90, quindi per quanto mi riguarda, cioè con sapore proprio da ragazzini, sarete secondo l'oroscopo del giorno. Partiamo dai gemelli che, nonostante Marte in opposizione, oggi hanno la luna a favore perché appunto è nella bilancia, quindi a favore a tutti i segni di terra e quindi si ubriacano con la fiesta che diceva la leggenda metropolitana fosse leggermente alcolica. Lo scorpione oggi va sul classico perché per non sbagliare, soprattutto per non pensare, quindi sceglie la crostatina al cioccolato. Mi raccomando, l'unica vera crostatina è al cioccolato. Il cancro si sente ancora un po' goffo per colpa di Venere che gli è sempre quadrata, lo sarà ancora per una decina di giorni, poi se ne va. Ma è coccoloso come un saccottino ripieno. Il leone bada alla linea perché ha Venere in trigono, quindi in posizione favorevole, ma ci tiene. E quindi si mangia la camilla, quella alla carota, perché appunto sente avvicinarsi la prova costume e lui ci tiene. I pesci hanno bisogno di una dose di buon umore extra per iniziare questa giornata e quindi si sbaffano il buon dì sperando che sia di buon auspicio. La Vergine non perde il vizio e quindi mangia il soldino, anzi ne mangia due perché la Vergine ha fiuto e oggi lo sa grazie a Mercurio. La bilancia con la luna nel segno si dà un pochino di pace perché sappiamo che la bilancia è un po' a sbattimento in questo periodo, sto andando troppo veloce, è un po' a sbattimento in questo periodo e quindi perché ha Venere in opposizione, la sua Venere in opposizione, però oggi ha la luna nel segno e quindi si dà pace, addirittura si mangia il cioccolì. Il biancorì io non lo prendevo neanche in considerazione. Il capricorno con la luna storta, capricorno Francesca, poi dimmi se oggi hai anche la luna storta, decide che in ufficio si cazzeggia e quindi mangia lo yo-yo, ma soprattutto con la carta dello yo-yo cerca di fare centro nel cestino mentre è seduto alla scrivania con la poltrona girevole. Oggi è irriconoscibile. L'acquario è spaesato per colpa di Mercurio in quadratura e da oggi avrà anche il sole in quadratura, ma è di buon umore grazie alla luna che invece appunto essendo in bilancia gli è a favore e quindi sarà come il ragazzo della pubblicità dello snack Urrà che era meraviglioso e che diceva io non ho mai provato Urrà, invece l'acquario lo prova. Il toro è il solito buongustaio ma con i piedi per terra che crede che il tegolino sia comunque sempre un buon investimento, ne mangia due perché il toro è uno previdente. L'ariete ha la luna storta oggi perché se è in bilancia sappiamo che è storta da ariete, cancro e capricorno. Quindi l'ariete ha la luna storta e quindi oggi cerca la cosa più dietetica che gli possa capitare e incappa nella girella e ad ogni giro promette che smette, invece non smetterà. Infine, il sagittario ha bisogno di una dose di energia extra da muffin, quello con le gocce di cioccolato, che quando lo mangiavi negli anni 90 ti sembrava un'americana da tale che ti sentivi già al drive-in con le cameriere coi che ti passavano intorno. Bene, ragazzi, nonostante io abbia parlato pianissimo per i miei standard, ho 4 minuti e 41 e noi niente, buon mercoledì. Ovviamente scrivetevi quale delle vostre merendine storiche degli anni 90 adoravate e noi ci vediamo domani con il prossimo Vasco Pampigiano. Un bacio grande a tutti, ciao!